Signore e signori, buongiorno e benvenuti a questo discorso di formazione sulla privacy. Mi presento, sono Luaghi Adiglio, sono consulente privacy per quanto riguarda la vostra azienda nell'ambito di tutta la normativa privacy, in particolare sulla GDPR, cioè sul nuovo regolamento europeo che è entrato in vigore dal 2018. Allora, l'incontro di oggi è proprio legato alla formazione di ciascuno di voi e in particolare sul fatto che è riferito ed è quindi indirizzato per tutti i dipendenti che non erano presenti nel momento in cui ho tenuto il corso in azienda per diversi motivi, o perché era malattia, o perché erano in trasferto, comunque non erano presenti e però ovviamente per i nuovi assunti. Il duplice obiettivo dichiarato per questo corso è fare della formazione e fare anche dell'informazione, informazione per tutti, cioè per tutti intesi, non solo in termini di dipendente o collaboratore che vi state seguendo, ma per tutti in qualità di cittadini, perché l'obiettivo principale, a mio avviso, è se ognuno di noi percepisce il valore dei propri dati personali, automaticamente avrà un comportamento, come dire, rispettoso per i dati che si troverà a trattare all'interno dell'azienda, ma rispettoso anche verso le terze parti dei dati che lui andrà a trattare, nella misura in cui presterà attenzione quando qualcuno fuori dell'azienda, quindi nella vita privata, quotidiana e tutti i giorni, qualcuno a livello, che ne so, assicurativo, piuttosto che bancario, ma anche quando si va a comprare qualsiasi cosa, gli andrà a dire: questo è il foglio della privacy piuttosto che firmi qui per la privacy, cosa che era abbastanza usuale fino al 2018, adesso un po' meno, con un po' più di attenzione, però queste declamazioni, questi firma qui per la privacy, poi tenga questo è per la privacy, ci viene detto ancora ad oggi. Quindi questi sono i due obiettivi. Allora, anche per un altro motivo, che la formazione è diventato un obbligo per il GDPR, cosa che invece prima non lo era, perché si focalizzava la formazione solo sulle persone che all'interno dell'azienda trattavano i dati da un punto di vista informatico, fatemi dire, quelle che avevano il PC. Adesso non è più così, perché all'interno dell'azienda, l'azienda stessa tratta i dati di tutti i dipendenti e i dipendenti devono sapere come vengono trattati i loro dati. Quindi, dopo questa introduzione così pseudo-filosofale, però molto anche pratica, la domanda è: come dobbiamo muoversi nel campo della privacy? Ma la mia risposta normalmente è con equilibrio e buon senso. Allora, l'equilibrio è dato da che cosa? Beh, da un regolamento, da una legge. Ci sono delle norme, tu sei tenuto a rispettarla, tu che vai a chiedere i dati di qualcuno, quindi l'azienda o comunque sia tutte quelle organizzazioni che ci vengono a chiedere determinati dati nostri. Il buon senso è legato semplicemente al fatto che se devo stare in equilibrio utilizzo il buon senso, perché se sono capace, se non fossi capace di stare su una fune, quindi passare da uno spuntone all'altro, beh, probabilmente è più opportuno che non lo faccia, che scelgo un'altra strada. Quindi il buon senso è un po', come dire, il faro che ci deve guidare sulle scelte nel momento in cui ciascuno di noi si trova all'interno della propria organizzazione a trattare dei dati altrui. Ok? Quindi questo vale in generale. In particolare, vediamo qual è la novità che riporta, che viene a galla con questo discorso del nuovo regolamento, ma direi che è l'approccio principale che cambia ed è quello che fino al 2018, quello che veniva messo al centro sul discorso privacy era la persona. Adesso cambia, non è più la persona, è il dato, cioè il dato viene dalla prima della persona. Sembra una specie di controsenso, però di fatto ragioniamoci con una banale, come dire, riflessione. Nel momento in cui dovessi dire Cinisello Bassamo, via Roma numero 2, io non ho identificato assolutamente nulla a livello di persona, ma se poi con questi dati dovessi andare al civico numero 2 di via Roma, a Cinisello Bassamo, e dovessi trovare una villetta, in questa villetta ci sta una sola persona, che è Francesca Rossi, lo vedo dal citofono e c'è soltanto lei, voi capite che con questo dato io ho identificato esattamente la persona. Quindi, una notazione per tutti, all'interno del nuovo regolamento europeo, in nessuna parte di questo regolamento europeo viene usato il termine privacy. Io per comodità continuerò a parlare di privacy perché ormai è nel gergo comune, tutti ci capiamo quando parliamo di privacy, però tenete sempre presente che il discorso è legato al trattamento del dato. L'importanza del dato è fondamentale.
Lo vediamo tutti i giorni, sui giornali, perché magari Google è stata multata o Facebook ci ha perso una milionata di dati, piuttosto che qualcun altro che è stato ricattato perché gli hanno rubato i dati e gli chiedono un riscatto sotto forma di quattrini e così via. Quindi ci arriveremo fra poco anche sull'importanza del dato. Poi vi darò anche la definizione di dato, così almeno è chiaro anche questo aspetto. Perché? Perché se è vero quello che ho detto, che la nuova normativa si basa sul dato e cambia la prospettiva, vuol dire che a me basta un dato per identificare potenzialmente le persone. E infatti, nel momento in cui io interagisco con un'impronta digitale, non ho bisogno di avere nome e cognome, però quell'impronta so perfettamente che apparterrà solo unicamente a quella persona. Ma lo stesso discorso lo possiamo vedere nell'ambito, per quanto riguarda, non so, quando andavamo a pagare, questo succedeva fino alla fine del 2018, che spesso si andava a pagare con una carta di credito e ci veniva chiesta la carta d'identità e non era corretta allora. Tant'è vero che adesso non lo fanno più, perché nel momento in cui a me è capitato di arrivare in fondo, dopo aver fatto tutta la fila, arrivo alla cassa e mi ritrovo con una signora a cui io sto per pagare e questa, a fronte della mia presentazione della carta di credito, mi chiede la carta d'identità, c'è qualcosa che non torna, perché questa si dimostra essere la migliore amica di mia moglie, anche mia, ma soprattutto di mia moglie, anzi della mia ex moglie, che mi ha lasciato, anzi che mi ha cacciato di casa 6 mesi fa a calci. Quindi lavorate di fantasia per trovare la motivazione, la quale mi chiede la carta d'identità, a parte che mi conosce, però probabilmente aveva un obbligo, come dire, aziendale di chiedere questa la carta d'identità, ma fatemi capire perché questa doveva vedere il mio nuovo domicilio, essendo così amica di mia moglie con la quale io sono in grosse discussioni. Non lo deve fare. E pensate a un'altra catena, fatemi dire, del coraggio dal punto di vista sempre del trattamento dei dati. Capiterà a tutti, o è capitato di andare a fare un esame del sangue in uno dei tanti poliambulatori presenti nella propria cittadina, nel proprio paese, ma non importa la dimensione della città, perché tutto sommato questi poliambulatori ce ne sono ad ogni angolo di strada, per fare una verifica a livello di salute, un test, e quindi va a fare l'esame del sangue. Arrivi alla reception, qualcuno ti chiede i tuoi dati perché giustamente gli presenti l'impegnativa o quello che è la tua richiesta, dopodiché ti si apre la porta, anche qua, questa volta si apre e esce la sorella della signora che lavorava in cassa al supermercato, la quale anche lei è molto amica di mia moglie, eccetera, eccetera. Questa signora di mestiere dovrebbe fare il prelievo del sangue, del mio sangue. Mi spiegate perché questa deve vedere anche l'elenco di tutti i miei esami? Quindi viene a conoscenza, quindi tratta un mio dato perché vede che io faccio l'esame per quanto riguarda l'HIV per vedere se sono positivo all'epatite A, B o C che sia, se ho il colesterolo basso o quant'altro. Non lo dovrebbe vedere, eppure lo vede. Ma badate bene che l'anello debole o forte, dipende come lo si vuole vedere, di tutta questa catena non finisce con chi mi fa il prelievo, bensì con chi emette la fattura, che di mestiere addirittura fa l'amministrativa. Ed essendo in una cittadina abbastanza piccola, magari la trovo anche al mattino a prendere il cappuccio nello stesso bar dove io prendo il caffè, ci conosciamo. Benissimo, questa signora cosa fa? Vede il mio nome, il mio cognome, il mio recapito telefonico, probabilmente anche la mia mail, perché ho richiesto di avere l'esame online, ma al di là di questo vede l'elenco di tutti gli esami e oltre l'elenco riesce anche a vedere e vede la diagnosi, cioè questa signora vede se sono sieropositivo, se ho l'epatite, se ho il colesterolo, se ho la prostata, se ho tutto quello che ho. Non lo deve vedere. Quindi questa è una parte del discorso di gestione dei nostri dati legati alla salute che dovrà essere messa a posto con qualche difficoltà. Non entro in merito a tutti i dati che stanno girando, che gireranno nell'ambito di tutto il discorso di questa pandemia. Quindi pensate se questi dati dovessero andare poi in mani sbagliate. Okay, senza entrare in merito a quali possono essere gli obiettivi. Certamente non sono gli obiettivi e le finalità per cui questi dati ci sono stati richiesti da chi era preposto a farci o a darci quel servizio. Okay? Quindi questo è un po' il punto fondamentale. Tenete presente alcune informazioni che sono informazioni pratiche. Eravamo alla fine del 2020, a lei è stato richiesto un riscatto di 14 milioni perché ha subito furti di dati dei clienti in modo molto significativo. Sono stati tutti criptati e per non diffonderli sul mercato gli è stato chiesto un riscatto di questa entità a livello economico. Una banca è stata multata per non aver trovato la polizza assicurativa di un cliente.
Non è che poi il cliente non ha avuto l'indennizzo che doveva avere a livello assicurativo, l'ha avuto, ma la multa risiede sul fatto, nel fatto che il cliente, quando ha richiesto questa cosa, la banca non trovava la polizza. E dove sta il punto? La banca doveva trattare quei dati e metterli in sicurezza, cosa che non ha fatto perché non trovava più la polizza. Lo stesso discorso vale per il policlinico, il quale è stato multato per aver messo in linea referti di più pazienti. Può succedere perché l'errore umano ci sta. Ma il problema è sempre legato al policlinico, che doveva prevedere, quindi provvedere a mettere in sicurezza tutto il suo sistema, anche a fronte di un errore umano, perché se no il rischio è troppo elevato. Luxottica, anche questa nel 2020, ha subito un attacco dove gli sono stati sottratti dati aziendali molto significativi, gli investimenti, chi appartiene alla compagine societaria, nomi, cognomi e quant'altro, ma non solo, ma anche di clienti a cui venivano fornite tutta una serie di attrezzature. Beh, immaginate se questi dati fossero presi da qualcuno, messi sul mercato e andare a fare un business, come dire, parallelo, comunque in concorrenza, fatemi dire, sleale. Salto la parte di Morgan Stanley per andare su British Airways, perché è stato un po' il capostipite di questo discorso. Ha avuto una sanzione, eravamo nel 2018, ha avuto una sanzione di circa 22 milioni di euro. Perché? Perché ha avuto un grosso buco nel suo sistema informatico e a questo punto ha perso quasi mezzo milione dati riferiti a quasi mezzo milione di passeggeri. Ma cosa vuol dire? Cosa è? Il problema è che con questi dati, se entrano in mani, come dire, abili, si riescono ad ottenere una serie di informazioni molto significative che, immesse sul mercato, portano un sacco di quattrini. E la logica della multa dov'è? Perché uno dice: il danno è la beffa. Sì. Perché questi dati tu li devi salvaguardare, li devi mettere in protezione. Lo diceva la legge della privacy prima, quella italiana, lo ribadisce in modo molto pesante ed estremamente, in modo estremamente chiaro, che cosa è il GDPR. Allora, qua stiamo parlando di aziende di un certo tipo. Beh, l'ultima penso sia di 15 giorni fa, eravamo alla fine di marzo 2021, quindi molto recente. Acer è stata attaccata e gli sono stati portati via una serie di dati, molti dati estremamente significativi, sono stati criptati e chi l'ha fatto ha chiesto un riscatto di quasi 50 milioni di euro. Ora, se questa gente fa queste cose, se chiedono questi quattrini, se ci sono tutte queste problematiche legate ai dati, vuol dire che i dati, fatemi dire, e qua ve lo dico, è il nuovo oro, non è né l'oro giallo, l'oro come definizione, né l'oro nero, il petrolio, è ben di più. Chi oggi ha in mano i dati e riesce a gestirli con l'intelligenza artificiale, manipolandoli, avere tutte le profilazioni, beh, ha in mano un potere estremamente elevato e sul mercato, che sia in positivo o in negativo, può fare esattamente quello che vuole. E lo vediamo, poi entriamo un po' con degli esempi ancora più calzanti su questo tema. Vado a definire quindi il dato personale. Se non l'avessimo ancora capito, la logica del dato personale, che viene quindi prima della persona, cos'è? Sono tutte le informazioni che possono o che potrebbero identificare un individuo anche indirettamente. L'abbiamo visto prima, l'impronta digitale da una parte, la radiografia dall'altra parte, il fatto di poter dare un indirizzo con un riferimento via Roma numero 2, Cinisello Basso, identifica o potrebbe identificare una persona. Ecco che allora capiamo esattamente perché il dato viene prima dalla persona. Prima di entrare in merito alla prima grossa, come dire, cambiamento che riguarda tutti voi come lavoratori, anche come cittadini, ma stiamo parlando in questo caso di corso di formazione a tutti i lavoratori, vado a identificare velocemente quelli che sono i ruoli, cioè gli attori presenti in questo ambito del trattamento dei dati o della privacy che dir si voglia. In prima istanza c'è il titolare, ci deve essere qualcuno che è titolare di questi dati, normalmente l'azienda o l'ente, cioè quella struttura giuridica che decide le finalità, le modalità d'uso dei dati personali che va a raccogliere. Poi c'è un'altra figura responsabile del trattamento, devo dire che nessuno dell'azienda che io seguo, quindi sicuramente nessuno dell'azienda a cui voi appartenete, ha nominato un soggetto di questo tipo. Non vi sto a spiegare il perché, trovo che sia corretto che non sia stata fatta mai una nomina di questo genere. Diciamo che in parte questo ruolo viene svolto da me in qualità di consulente, cioè sono io che faccio domande, ottengo delle risposte in funzione di ciò che vedo, di ciò che analizzo e di ciò che capisco a livello organizzativo all'interno dell'azienda, do dei suggerimenti perché l'azienda, se non è perfettamente in linea con la normativa privacy, si rimetta o si metta a norma. Poi c'è un altro personaggio che è il DPO, che è responsabile di protezione dei dati.
Diciamo che è un consulente esterno normalmente che ha una serie di poteri decisamente importanti. La definizione sostanzialmente è per verificare quali sono le aziende che hanno l'obbligo di questa nomina, ve la do come recita il GDPR, cioè tutte le aziende nell'ambito amministrativo devono avere, della pubblica amministrazione, devono avere e nominare un DPO, quindi i comuni, le regioni, cioè tutto ciò che è pubblica amministrazione, farmacia comunale e quant'altro. E poi nell'ambito del privato, tutte quelle aziende che trattano un numero, una quantità di dati molto elevata e in modo significativo. Quindi si tratta anche qua di fare delle giuste valutazioni, però devo dire, tenete presente che io seguo circa 300 aziende, di queste 300 aziende io sono DPO soltanto per 5 aziende, aggiungo anche per fortuna, ma questo va bene così. Quindi questo è il concetto. Vediamo effettivamente cosa cambia. Ve l'ho detto, la prima è la formazione che si è fatta a tutti i dipendenti, prima non era così. E poi quello che cambia è l'informativa del dipendente e la polis aziendale. Io adesso entro in merito all'informativa del dipendente, ma mettetemi fra per 2 minuti il concetto dipendente, fra parentesi, cioè fate finta che non ci sia. Allora, se io ti do un'informativa, vuol dire che io ti sto informando di qualche cosa, punto. Infatti si chiama informativa, se no si chiamerebbe in un altro modo. Il che vuol dire che il garante ha dato una definizione sulla come deve essere data un'informativa. Non può essere un qualche cosa scritto talmente piccolo che non riesco a capirlo. Deve essere semplice e chiara. Vediamo cosa vuol dire semplice e chiara. Vuol dire semplicemente che questa informativa deve essere a portata di tutti. Quando io la leggo o la legge chiunque, non deve essere un avvocato, non deve avere delle competenze legali per capire quello che c'è scritto. Per cui non ci devono essere riferimenti normativi. Numero, articolo, numero, tot, comma, numero, tot, non esiste, non ci deve essere. Se qualcuno vi sottopone un'informativa di questo genere, già è abbastanza farloccata perché deve essere semplice, chiara e soprattutto comprensibile. Tant'è vero che deve essere comprensibile a partire dai ragazzi dei 16 anni in su. Quindi voi capite che qua non c'è da far commenti. Così deve essere, non deve essere una cosa diversa. Poi, nell'ambito dell'informativa deve comparire certo la finalità, perché mi stai chiedendo questi dati? Cosa ne fai? Mi dici chi li tratta e mi dici anche per quanto tempo li trattieni questi dati, perché non me li puoi trattenere a vita e fare quello che vuoi tu. Ok? Questa è l'informativa. Quindi, detto questo, andiamo a vedere quella che è la logica dell'informativa del dipendente, cioè esattamente la vostra. A questo punto potremmo entrare direttamente nell'ambito di questo discorso. Scusate che entro direttamente da qua in modo tale che la possiate vedere. Eccola questa. Allora, direi che quando io vado ad assumere qualcuno, vado a chiedere nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale, ma gli chiedo anche l'IBAN perché devo andare ad accreditare lo stipendio ogni mese, perché così devo fare a livello aziendale. Quindi vado a chiedere una serie di dati comuni. Poi gli chiedo anche qualche altra cosa, gli chiedo se ha qualcuno a carico, quindi gli posso chiedere anche dei dati dei propri familiari. Ovviamente questi dati tenete presente che io li vado a chiedere io azienda perché ho degli obblighi a cui devo sottostare, per cui se questo neo assunto, comunque questa persona con la quale sto per predisporre un contratto di lavoro non mi dovesse dare questi dati, io non lo posso assumere. E non è che questo signore andando via da me, andando in un'altra azienda, troverà un'azienda che questi dati non glieli chieda, chiaro? Quindi questi dati, per chiedere questi dati, io li chiedo, qualcuno me li dà, ma non c'è bisogno di chiedere il consenso, cioè il permesso, e questo lo vedremo fra poco, però questa è la logica. Vorrei sottolineare un fatto, vi metto in evidenza questa parte in cui viene dichiarato un concetto molto semplice legato al fatto che io vi chiederò anche l'autorizzazione a poter utilizzare la vostra immagine. I motivi li vedremo fra 5 minuti, però in questo caso è scritto ed è dichiarato ove autorizzata, quindi fa parte sempre dell'informativa, però per far sì che io possa utilizzare la vostra immagine dovrò avere il consenso. La logica del consenso la vedremo fra 5 minuti, dicevo, dopo che ho finito di dare la spiegazione sull'informativa. Tutti questi sono dati comuni della persona, poi ci sono anche dei dati personali, perché l'azienda può trattare dei dati personali particolari e sono i dati riferiti allo stato di salute. Perché magari quel certificato che mi è stato dato, oppure l'informazione sugli infortuni,
mi rivelano, mi potrebbero rivelare lo stato di salute di quel lavoratore. Ma ci sono anche altri dati che fanno parte di dati particolari, che potrebbero essere i dati riferiti alle convinzioni religiose, piuttosto che un'iscrizione a un sindacato o piuttosto legato all'etnia. Quindi questi sono tutti dati particolari che l'azienda potrebbe anche trattare e quindi ve lo sta a dichiarare. Andiamo avanti a vedere le finalità. Vi ho accennato prima, perché tratto tutti questi dati? Ve la faccio breve perché è abbastanza, come dire, logico. Io tutti questi dati li devo trattare perché è un obbligo di natura legale, di natura fiscale, di natura amministrativa. Perché questi dati mi servono per fare il vostro cedolino paghe, perché li devo passare all'INPS, li devo passare all'INAIL o comunque tutte quelle strutture che lo Stato mi mette a disposizione perché io sia in regola con la parte contrattuale nei confronti del lavoratore. Quindi questo è un po' il concetto. Ma allora cosa vuol dire? Vuol dire che questi dati non li tratto più soltanto io. Certo, i dati che voi date a me non è che rimangono a me. Io li passo per un obbligo di legge a qualche ente e vi ho fatto dei nomi. Però io li passerò anche al consulente del lavoro, perché il consulente del lavoro è colui il quale provvederà a fare il cedolino paghe, ma li passerò probabilmente anche al commercialista, perché anche il commercialista potrà vedere il vostro nome, il vostro cognome, magari qualche altro vostro dato in fase di bilancio, e quindi anche questi signori sono persone a cui io passo questi dati. Benissimo. Tutte queste strutture, organizzazioni o persone a cui io passo questi dati per motivi più o meno svariati, io, azienda, li devo nominare responsabili di questo trattamento, responsabili esterni. Perché? Ma perché se io sono come azienda responsabile, quindi titolare di questi dati, che non sono miei, sono dei miei dipendenti, sono dei miei clienti, sono dei miei fornitori, e li devo trattare, fatemi dire bene, a maggior ragione mi devo preoccupare che se li do fuori dal mio controllo, quindi fuori dall'ambito aziendale, mi devo preoccupare che questi soggetti trattino questi dati bene almeno tanto quanto li tratto io. E badate che queste sono figure, questa specie di flusso organizzativo è quello previsto dal GDPR, perché solo così voi, in questo caso come dipendenti, ma tutti noi come cittadini, saremo garantiti nei trattamenti che vengono effettuati. Chiaro? Quando andiamo in un'agenzia assicurativa, il dato non è che lo diamo soltanto all'agenzia assicurativa, perché l'agenzia assicurativa lo comunicherà evidentemente alla sede centrale, delle generali, della Unipol o chi vogliamo, ma se li tiene anche lei probabilmente questi dati perché li tratta, quindi non si deve scaricare questa responsabilità, noi lo dobbiamo sapere, chiaro? Quindi questo è un po' il concetto per quanto riguarda i dati personali. Ovviamente questi dati possono essere dati anche a chi? A quelli che fanno corsi, perché se io devo iscrivere delle mie persone per un corso aggiornamento su un applicativo piuttosto che un software da utilizzare, ma anche per fare un corso di formazione per una crescita professionale, che sia su un discorso di servizio, sia su una nuova macchina in termini di progettualità, io devo comunicare almeno il nome e cognome della persona che andrà a seguire questo corso. E magari questi signori che fanno corso mi possono chiedere qualche altro dato, non lo so, il grado di istruzione, da quanto tempo lavora, un numero di cellulare perché lo possano rintracciare, perché magari vogliono cambiare il giorno dell'incontro per fare il corso e quant'altro. Quindi è chiaro che li vado a passare sempre con delle finalità esplicite legate al lavoro a tutta una serie di persone che vanno. Precauzionerò di nominarli responsabili. Badate bene, li passo anche al medico, il medico del lavoro, cioè il medico competente che opera in azienda. Gli devo passare questi dati. Poi lui farà le sue diagnosi, farà tutte le sue visite, eccetera. L'azienda non può accedere a quei dati. Li dovrò salvaguardare in una busta chiusa, non li potrò leggere, eccetera. Però intanto i dati glielo passate, se non altro il nome e cognome. Chiaro? Quindi questo è il concetto dell'informativa che prosegue anche su un altro discorso, perché? Perché i vostri dati possono essere visti anche da dei vostri collaboratori che operano in azienda, per esempio la parte amministrativa vede tutti o la maggior parte dei dati di tutti gli altri suoi colleghi che operano in produzione, che operano in altri reparti dell'azienda. Quindi questo ve l'ho già detto per gli enti previdenziali. Come il periodo di conservazione, beh, il periodo di conservazione per cui io tengo tutti questi vostri dati, li tengo per anche un obbligo di legge, però sicuramente fino a quando state a lavorare da me. Dopodiché è un obbligo di tenere per altri 10 anni, sostanzialmente, perché è un obbligo di legge, legati a delle verifiche INPS, legati a delle verifiche degli infortuni e quant'altro. Però lo devo dichiarare, anche questo è molto importante ed è anche molto corretto.
Alla fine, e qua mi soffermo solo un minuto, ve la leggo proprio così, c'è un concetto legato ai diritti dell'interessato. Badate che tutte le informative, ovunque voi andiate, come cittadini, come dipendenti, come lavoratori, come volete voi, quando si entra in merito a un discorso privacy, quindi qualcuno deve trattare i vostri dati e vi dà un foglio, su questo foglio deve essere sempre esplicitato il concetto del diritto dell'interessato, perché ogni interessato ha il diritto di opporsi, di revocare il consenso o di proporre un reclamo, oltre al fatto di poter accedere ai suoi dati per verificare se sono corretti o meno, o semplicemente per chiedere: ma tu che mi stai rompendo le scatole, mi dici per cortesia che dati hai miei a tua disposizione? E dall'altra parte, badate bene, che c'è un obbligo di risposta e deve essere data entro 30 giorni dalla ricezione di questa richiesta. Bene, questa è la vostra informativa e fino a qua direi ci siamo capiti. Sottolineo un fatto, questo però lo dovete prestare attenzione perché questo è diventato anche un momento di ogni tanto di scontro tra dipendente e azienda. L'informativa che viene data adesso, perlomeno con i miei clienti, recita in questo modo. Allora, la preghiamo di voler restituire copia della presente datata e da lei regolarmente sottoscritta per ricevuta e presa visione della presente informativa. Allora, questo l'ho detto prima, lo ribadisco. La firma che viene richiesta qua, dove c'è scritto nome e cognome del lavoratore in stampatello, se no, se viene fuori uno scarabocchio o difficoltà nell'identificazione, e poi la vostra firma serve all'azienda per poter dimostrare a fronte di una verifica che è stata fatta la formazione a quel dipendente. Chiaro? Non è nessun consenso, voi non state firmando dicendo sono d'accordo o non sono d'accordo, no, questa è un'informativa, è un pezzo di carta, più di un pezzo di carta, sono tre foglie, proprio un quattro foglie, è proprio un documento in cui l'azienda vi dice esattamente come tratta i vostri dati, ve lo deve dire per legge e anche per un problema di correttezza e ve lo dice, però non chiede nulla a voi. Vi chiede solo di mettere una firma perché l'avete ricevuta e ovviamente la restituite all'azienda. Poi aggiunge un altro fatto, e questo l'ho dovuto aggiungere, devo dire, nell'ultimo anno, cioè dalla metà del 2020 in avanti, e a conferma dell'avvenuta consegna della policy privacy aziendale unitamente alla presente. Perché? Perché quando finirete questo corso, voi dovreste, se già non vi è stato dato, ricevere l'informativa che è quella di cui stiamo parlando adesso, più quello di cui andremo a parlare fra 5 minuti, cioè della policy aziendale. Ma la policy aziendale ci è richiesto semplicemente, scusate, no, sulla policy aziendale non viene richiesta la vostra firma, perché sono io azienda che ho predisposto una policy comportamentale aziendale nell'ambito del trattamento dei dati e ve la do. Ve la consegno, voi dovete solo prenderne atto, ma io voglio essere certo di avervelo consegnato e devo dare evidenza un domani a fronte di qualche ispezione. Per cui quella ve la tenete e non la restituite, mentre invece restituite l'informativa aziendale firmata qua, a questo punto, firma del lavoratore. Ma allora, già che ci siamo, apro subito un concetto del consenso. Vi spiego il consenso che viene richiesto a voi e poi rientro sulla spiegazione logica del consenso. Allora, tutte le aziende ormai, e quindi l'ho messo in modo standardizzato su tutte le informative di quasi tutte le aziende, mentre a te, lavoratore dipendente, do la mia informativa, ti chiedo anche il consenso per che cosa? Di poter utilizzare la tua immagine. Per che cosa? La tua fotografia. Perché sto decidendo di cambiare il sito internet e voglio mettere a questo punto il mio team e quindi ci puoi essere la tua immagine. Perché voglio fare dei deplian e voglio mettere i vari responsabili piuttosto che la fotografia di tutto il mio staff. Perché voglio fare un video, questo va molto di moda, per illustrare l'azienda, anche perché insomma siamo costretti a stare, come dire, abbastanza in casa o fra virgolette in azienda perché non ci si muove più come prima. E i mezzi di comunicazione sono mezzi di comunicazione visivi. Sono i webinar, sono quello che sto facendo io, che fate voi quando vi mettete in connessione anche con i vostri clienti per poter comunicare. Quindi, con questa logica, il problema è che io posso anche fare dei video aziendali, magari anche solo di produzione, ma nell'ambito di questi video può succedere, oppure lo faccio volutamente, che siano presenti e quindi ripresi dai lavoratori. Bene, il concetto è molto semplice, dovete deciderlo voi, con acconsente o non acconsente. Siete liberi di siglare che acconsentite e quindi dare il permesso, oppure non acconsentire e non dare permesso. L'importante è che voi fleghiate qua.
e fate una scelta. Al trattamento dell'immagine per finalità riferite sostanzialmente a discorsi nell'ambito del sito istituzionale, sui social media del titolare, per finalità organizzative e gestionali collegate alla mansione e al ruolo assunto nel contesto del rapporto di lavoro. Attenzione anche in video, perché se ho fatto una registrazione e poi la vado a mettere su YouTube, è chiaro che questo video, fatemi dire, gira tutto il mondo. Chiaro? Proseguo su questo concetto perché dovete darne un'altra di autorizzazione, perché questo riguarda la privacy, ma fatemi dire, l'azienda non è salvaguardata da questo punto di vista e quindi per avere una salvaguardia corretta vi chiede anche di autorizzarlo ai fini della legge sul diritto di autore, perché qua mi date l'ok per la privacy, poi mi venite a rompere le scatole perché c'è un diritto d'autore per l'utilizzo dell'immagine. Allora, se devo utilizzare l'immagine, la utilizzo se sono a posto, se no faccio meno della vostra immagine, scusate la franchezza, ma questa è la logica. Per cui non ha significato, fatemi dire, dare il consenso qua e negarlo qua, o lo autorizzate tutte e due o le negate tutte e due. Ok? Qua sotto, chiaro che dovete mettere la firma. Qua sì la dovete mettere la firma, perché? Perché qua siete voi ad attestare che date il consenso. Però voglio sottolineare, quindi spero di essere stato chiaro su questo tema, tanto insomma il concetto è autorizzare o meno l'utilizzo della mia immagine, punto. Mi soffermo su questa logica, firma del lavoratore, badate che invece nell'informativa vi ricordate c'è una firma solo per presa visione e quindi ci si ferma lì, non mi dovete autorizzare a fare niente. Vuole prendere copia, data, regolamento, sottoscritto, ricevuta e presa visione e basta, invece là mi date il consenso. Soffermatevi su questo acconsente e non acconsente e sul fatto di mettere la firma qua sotto. Benissimo. Allora, a questo punto la logica è di andare a riprendere quello che stavamo facendo prima per quanto riguarda il discorso. Vediamo se ce la facciamo. Sì. A questo punto abbiamo parlato del consenso, ve l'ho accennato. Vediamo la parte pratica in cosa consiste. Il consenso deve essere non equivoco, non equivoco. Allora, fate mente locale anche qua prima del 2018. C'era qualcuno che diceva firma qui per la privacy. Trovavate un foglio e normalmente veniva messo una firma. Il sottoscritto dichiara di accettare la firma. Adesso la non equivocità consiste nel fatto che io devo fleggare sul acconsento, oppure do il consenso, non do il consenso, e sottomettere la firma. Voi capite che nessuno può mettere uno scarabocchio al posto nostro. Vediamo un attimino anche qua il concetto. Allora, vi voglio far tornare anche qua un po' indietro nel tempo, magari sempre nel 2018, anche inizio 2019, quando magari qualcuno prendeva una Fidelity Card perché andava in un negozio, eccetera, ci veniva detto no, firma qua perché così hai vantaggio dei punti, eccetera, eccetera. E uno normalmente firmava. Ma poi alla fine c'erano magari delle richieste per ricevere la newsletter, per ricevere gli inviti, perché ti posso profilare, per passare i tuoi dati a terze parti e quant'altro. E uno, magari leggendo, non se la sentiva magari di fregare quelle cose. Se fate mente locale, poi le persone che vi sottoponevano questo foglio non è che stessero, come dire, a rompere le scatole più di tanto. Tanto, badate bene, quando voi uscivate o siete usciti dal negozio, uno scarabocchio lì, su quel quadratino lo facevano loro. Vi faccio un esempio reale, concreto, come i prossimi che andrò a fare. Se voi pensate che quando portavate nel 2018 la vostra macchina dal concessionario per fare, che ne so, poteva essere la revisione piuttosto che un intervento a livello d'officina, quando venivate via, vi facevano firmare una carta perché la macchina veniva presa in carico, eccetera, eccetera, vi veniva restituita e c'era sempre un foglio per la privacy. Ma anche se voi non l'avete firmato, ve lo posso assicurare, ma proprio al 100%, qualcuno a posto vostro una sigla la metteva. E a questo punto vi ritrovavate a ricevere informazioni, inviti a eventi, i nuovi modelli, in alcune strutture, per certi tipi di auto anche, come dire, delle promozioni legate a dei servizi piuttosto che anche a dei prodotti legati all'auto, cambio gomme piuttosto che qualcos'altro. Ok, vi chiedevate come mai, anche se magari vi ricordavate di non aver dato il consenso per quel tipo di attività. Beh, non stupitevi, perché lo scarabocchio a cui alludevo io lo mettevano tutti, tutti. Tant'è vero che adesso vi posso dire che concessionari d'auto hanno dei grossi problemi,
ormai da quasi un anno, e non solo per un discorso di pandemia, ovviamente, perché sono problemi che poi hanno tutti, accomunano tutti, tutte le aziende parlo, ma semplicemente perché le persone si sono rotte le scatole e hanno tolto il consenso. Perché hanno tutte queste società, questi concessionari, hanno dovuto rifare la modulistica. Nella modulistica c'è do il mio consenso, non do il mio consenso, e vediamo in cosa consiste questo consenso. Normalmente sono tre. Il primo è di marketing, perché ti posso mandare gli SMS, ti posso mandare delle newsletter, ti posso magari fare una telefonata per motivi commerciali o di marketing. Dammi il consenso, non mi dai il consenso e va bene. Il secondo, per profilarti meglio al fine di darti un servizio migliore. Beh, qua la domanda è molto semplice, ma che diavolo di servizio mi davi prima se mi devi profilare meglio adesso? E quindi qua la gente comincia a storcere il naso. Ma il terzo punto, che è il più, come dire, critico, dove la gente ormai il consenso non lo dà quasi mai, anche perché adesso non c'è più nessun tipo di obbligatorietà. Per poter comunicare i tuoi dati a società del gruppo terze parti, badate bene che se date il consenso a questa richiesta, vuol dire che i vostri dati vanno a tutti. Quando date il consenso, avete dato il consenso a un gruppo, fatemi dire, a un gruppo GDO, sì, della grossa distribuzione, io ho qua adesso un esempio proprio qua sotto e ve lo faccio vedere, voi l'avete dato a tutta la società di quel gruppo lì. E quindi vi potranno scrivere quelli che nulla hanno a che vedere col supermercato dove andavate. Voi vi chiederete come mai hanno avuto il mio nominativo. Quando andate in banca e andiamo in banca per chiedere un mutuo, ci faranno firmare una serie di documenti, ma quando arriveremo per poter comunicare i tuoi dati anche a società assicurative del gruppo, e io gli dico di no, io sto bene col mio assicuratore, non voglio che qualche gruppo assicurativo di quel gruppo bancario lì mi entri a rompere le scatole, mi va bene così. E badate, il fatto di dire di no non implica il fatto che ci siamo fermati o che loro possono fermare la domanda per quanto riguarda la mia richiesta del mutuo. Perché io in banca ci sono andato per chiedere il mutuo, non ci sono andato per farmi offrire da loro, come dire, delle proposte assicurative, non mi interessano. Cosa che invece fino a qualche anno fa diventava quasi, fatemi dire, quasi ricattatoria. Vediamo alcuni esempi per arrivare a un punto fondamentale, anzi, prima faccio vedere il punto fondamentale con una battuta. Bitcoin, tutti ne avete sentito parlare, eccetera, stanno andando alla grande, da 2.000 euro siamo passati a 54.000 euro come valore, quindi impennate incredibili. Eppure, questo è uno schema molto stupido se volete, però da uno studio effettuato da società strutturate per la valutazione e il valore dei dati, badate, il Bitcoin, che è una grossissima speculazione, va su, va giù, ma è un valore estremamente inestimabile. Comunque, insomma, se arrivate a 54.000 euro come valuta per un Bitcoin, insomma, però i miei dati hanno un valore decisamente superiore. Prendetene nota, tenetelo sempre presente tutte le volte che qualcuno vi viene a chiedere i dati, ragionateci sopra, anche sul concetto dell'informativa. E prima di passare su questo, vi do anche un'indicazione sull'informativa e anche sulla carta d'identità, perché ci rimane da fare solo la policy, quindi sono effettivamente in linea con i tempi che mi ero prefissato. Allora, primo discorso dell'informativa, badate bene. Nel momento in cui io vado a comprare qualche cosa, compro in qualsiasi negozio, a un certo punto chiedo la fattura. Questo signore, per farmi la fattura, mi chiederà il codice fiscale. Voi capite, giustamente, che se non dovessi dare il codice fiscale, non può farmi la fattura e non la posso richiedere da questo punto di vista. Lui mi risponde dicendo: certo, mi dia il codice fiscale, però guardi, la fattura non riesco a fargliela adesso, gliela spedisco via mail se lei gentilmente mi fornisce la sua mail. Io la mail gliela do. Ma io mi aspetto che nei prossimi 2 o 3 giorni, fatemi dire una settimana, mi aspetto di ricevere da questo signore soltanto la fattura al mio indirizzo di mail. Ma se nel mio indirizzo di mail un giorno mi dovessi trovare a ricevere sì la fattura, ma anche un invito del tipo: guarda, sei diventato mio cliente, se vieni da me sabato prossimo c'è un evento per cui se partecipi a questo evento mi dai anche il tuo numero di cellulare, potrai comprare tre, acquistare tre e pagare due. Beh, questa è un'operazione di marketing. Questo signore, se lo sa prima, nel momento in cui gli chiedo di ricevere la fattura, mi deve dare l'informativa e su questa informativa mi deve anche chiedere il consenso per poter attivare un'attività di marketing di questo tipo. Questo, allargate questo ragionamento su tutto. Quando qualcuno vi dice firma qui per la privacy, cercate di capire cosa vi sta chiedendo, scusate, cosa vi sta proponendo nel far sì che voi mettiate la firma su quel punto. Leggetelo,
Se non siete d'accordo, gli dite di no. Punto. E badate che tutte le aziende, adesso va di moda il green, va di moda tutte queste cose. Benissimo, per l'amor di Dio, rispettabilissimo, però moltissime aziende si stanno mettendo a posto. Pensate, anche le aziende telefoniche. E vi do un'altra informazione che è fresca della settimana scorsa, pochi giorni prima di Pasqua, entrerà e cambierà anche il discorso del registro delle opposizioni, dove per adesso non ha mai funzionato niente. Noi ci, come dire, lamentiamo del fatto che riceviamo telefonate ancora, nonostante pensiamo di non aver dato il nostro numero di cellulare a questo o quell'altro operatore. Bene, sarà risolto anche questo problema, perché il garante sta multando, continua a multare pesantemente queste società. Sto parlando dei gestori telefonici, per esempio. Molti ormai non lo fanno più, e chi lo fa sono aziende truffaldine, sono dei call center che operano, come dire, in parallelo, su mercati paralleli, ma non sono direttamente interessati con il gestore originale, insomma con la Vodafone, con la Telecom, Fastweb e quant'altra. E quant'altro. Quando il garante li trova con le mani nella marmellata, perché non sono proprio così separate le cose, le multa. Infatti, informazione di 2 giorni fa che Fastweb è stata multata di, mi pare, 4 milioni e mezzo, 2 milioni e mezzo di multa, perché non ha attivato tutte le funzioni per tenere staccato queste organizzazioni parallele. Quindi mi manca la carta d'identità. Sulla carta d'identità, un altro aspetto, e questo a livello personale. Allora, partiamo dal presupposto. La legge italiana dice che tu hai l'obbligo di far vedere e di esimere la carta d'identità solo a chi? Forze di pubblica sicurezza, quindi quanto riguarda, e la pubblica amministrazione dove è richiesto. Perché? Perché se dovessi andare in comune e chiedere un certo certificato, adesso poi la socialità è cambiata, non c'è più soltanto marito e moglie, c'è compagno e compagna e quant'altro, problemi anche sociali legati a livello di parentela, eccetera. Chi c'è dall'altra parte chiede la verifica dell'identità di chi è davanti per chiedere quel documento. È un obbligo per lui e tu sei obbligato a farglielo vedere. Ma spiegatemi tutti gli altri che ci chiedono la carta d'identità, non hanno nessun obbligo. E a questo punto, se anche mi chiede la carta d'identità, mi dici cosa te ne fai? È vero, ma in albergo c'è l'obbligo, è vero, infatti no, in albergo c'è l'obbligo di una registrazione, di identificare la persona che arriva come ospite. Perfetto, perché? Perché devono consegnare questi dati alla questura, eccetera, eccetera. Benissimo, occhio però, non è che tu adesso mi dici, siccome guardi, io sono molto gentile, le faccio la fotocopia così la restituisco subito la carta d'identità. No, palle, tu questa cosa non la fai. E badate bene a non farvi fare quasi mai la fotocopia della carta d'identità. Sto parlando dell'albergo, cioè di una struttura ricettiva, che ha questo obbligo. Benissimo, allora se non hai dietro, se non ho dietro, quando arriva la reception, il fiatone di 36.000 giapponesi che mi stanno spingendo, sono da solo reception, questo signore ha tutto il tempo per registrare i 4 dati che vengono richiesti, che sono nome, cognome, numero del documento d'identità e data di emissione. Punto. Li può benissimo buttare dentro nell'ambito del PC che ha davanti, o comunque trovare un'altra forma di gestione, punto, e mi restituisce la carta d'identità. Certo è, non mi chiede di fare la fotocopia, e io non glielo permetto. Badate che sta cambiando anche questa situazione, tante grosse catene ormai c'è una specie di discorso tipo, diciamo, di tablet con tanta discanalizzazione, che non vanno a scanalizzare neanche la carta d'identità, chiedono determinati dati con tutte le sicurezze del caso perché il garante li controlla. È un po' come le consegne che vengono effettuate dai corrieri. Quindi anche questa è una logica. Ma qua siamo sull'albergo, abbiamo visto che ci sono di fatto delle richieste di natura normativa legate alla sicurezza. In tutti gli altri ambiti, o ci dicono perché ci devono chiedere la carta d'identità, io ne sono convinto, se no io la carta d'identità non la faccio vedere a nessuno. Perché devo far vedere i miei dati personali? Non esiste. E ma neanche per quanto riguarda la carta di credito. E perché devo controllare? Cosa devi controllare? Se io adesso dovessi chiedere a uno di voi di darmi il suo bancomat e il PIN, io vado con bancomat e PIN al distributore di quattrini, ci metto il banco, ma ci metto il PIN e i quattrini a me li danno. Non è che la macchina si pone dei grossi problemi. E badate bene che la banca non è che me li restituisca perché qualcuno, no, li ho presi io, non li hai presi tu. Se mi hai dato il PIN, mi hai dato la carta d'identità. E cosa cambia se io do la mia carta di credito alla mia compagna, al mio compagno e anche il PIN? Se questo venisse richiesto, questo va e paga e se ne va. Qual è il rischio? E cosa vuoi la carta d'identità per fare?
per identificare che sulla carta d'identità c'è un altro nome, ma sarà un problema mio o deve diventare un problema tuo? Chiaro? Vediamo degli esempi per quanto riguarda la tua card, e qua ormai risale al 2018, ma io lo lascio sempre per rendere l'idea. Ecco, questa era una struttura che adesso è sparita dal mercato sostanzialmente perché acquisita da qualcun altro, che faceva parte del gruppo Usha, che deve una serie di cose. Dice: guarda, io ti metto a posto i dati, però siccome ti rompo le scatole per metterle a posto, se tu le metti a posto, ti do anche degli sconti per gli acquisti, in modo tale che ti pago il disturbo. E guarda che queste non è che ci pagavano il nostro disturbo, pagavano i nostri dati. E anche qua, ma perché me li paghi? Me li paghi perché li stai aggiornando, se così, come dire, magnanimo, oppure c'è qualche altra cosa? Beh, qualche altra cosa. Questa informativa che vedete qua sotto in bluette è fatta benissimo, tutta rosa e blu. Vi dico, mi soffermo solo su un concetto. Qua vanno a chiedere se maschio piuttosto che femmina, eccetera, se sei single, se hai figli. E se hai figli mi chiedono quanti ne hai? Uno, due, tre, quattro, più di quattro. Già qua, quando l'ho visto, mi sono caduti gli occhi e dico: caspita, in Italia non nasce più nessuno, questi qua o sono dei deficienti, oppure chiedere se ho più di quattro figli. Già due mi sembra un'esagerazione, però quattro, più di quattro, c'è un motivo. Ho fatto mente locale, ho focalizzato dove sta questo supermercato in termini territoriali, lì c'è un bacino di utenza legato a tutto un aspetto immigratorio che ormai si è consolidato nel tempo. Allora lì sì che hanno tre figli, quattro figli, comunque più di due. E allora questi signori hanno pensato di fare un'operazione di tipo commerciale, di marketing, e vi dico poi come è andata a finire. È chiaro che chi ha riconsegnato questa cosa, avendo segnato che hanno tre figli piuttosto che, si sono trovati con delle proposte per l'acquisto di libri nel campo scolastico, con degli sconti, addirittura anche in forma gratuita, se avessero fatto la spesa 3 volte al mese, per esempio. Tant'è vero che non solo chiedevano il numero dei figli, ma chiedevano l'anno di nascita, ma che gli frega dell'anno di nascita? Il motivo è questo. Quindi ancora una volta torno sul tema dell'importanza del dato. Badate che è così, non è diverso da così. Quando ci chiedono i dati, queste sono le ultime cose, queste stanno sviluppate, fatemi dire, inizio 2021, vedete, tanti saluti e buon anno, questa è arrivata a me. Cioè, questi signori mi chiedono di partecipare, mi chiedevano di partecipare a un'indagine. Per ringraziarti, ti invieremo l'iconografia finale e un buono Amazon del valore di 5 euro se fornirai un indirizzo di email aziendale. Cioè, tu mi chiedi tutta una serie di dati, perché badate che non è banale. Allora, 5 minuti mi chiedi tutta una serie di informazioni perché me li sta chiedendo, ve lo assicuro che li chiedono. E poi alla fine mi dice: però se mi dai anche un indirizzo di email aziendale, perché quando rispondo è a livello di compilazione, non c'è ancora nessuna mail, allora ti do anche 5 euro. No, ascoltate. Io non so i vostri dati quanto valgono, però ve lo assicuro, non fatevi valutare 5 euro, cioè mi sembra veramente una presa in giro, al di là di tutto è anche molto offensiva. Sì, ma non basta, tocchiamo ancora, dov'è quell'altra? Porca miseria, non c'è, l'ho saltata. No, ce n'era un'altra che mi sa aver inserito. Badate che c'è anche chi ti dà 1 euro se tu partecipi a un certo tipo di indagine. Quindi sta succedendo di tutto e di più, ok? Prestare attenzione su questo tema. Normalmente a questo punto c'è, se ci sono delle domande sulle informative o sul consenso, voi domande non potete fare. Spero di essere riuscito a, come dire, fare anche la parte del diavolo, ponendo domande e risposte o sollevando delle obiezioni direttamente su ciò che andavo illustrando. Per cui, saltando questa, vi porto in un rilassamento di 2 minuti e 39 secondi. Pizzeria Google, buonasera. Pizzeria cosa? Pizzeria Google, signore, cosa vuole ordinare? Ma questo non è il numero della pizzeria La Perla di Gemona? Sì, signore, ma Google ha comprato la pizzeria e ora il servizio è più completo. Vabbè, posso ordinare? Certo, signor Rossi, vuole la solita pizza? La solita pizza, sì, ma come fa a sapere il mio nome? È per l'identificatore di chiamate. Controllando il suo numero di telefono, le ultime 37 volte che ha ordinato una pizza, ha ordinato una 4 formaggi. Wow, non me la sarei mai immaginato. Comunque sì, voglio proprio una 4 formaggi. Signore, posso darle un suggerimento? Nel menu? No, signore, il menu non è diverso da prima, ma mi permetterei di suggerirle una pizza alla ricotta e rucola. No, io odio quelle cose lì. Ma, signore, è una cosa buona per la sua salute e anche perché il suo colesterolo non va così bene. Abbiamo l'informazione del laboratorio dove ha fatto le sue analisi. Incrociando il suo nome e il suo telefono, possiamo vedere il livello del colesterolo. No, io non voglio una pizza così, anche perché, scusami, ma io prendo le medicine per il colesterolo e posso mangiare tutto quello che voglio. Signore, mi dispiace, ma lei non ha preso la sua medicina ultimamente.
lo sai, scusa, ma cosa fai? Mi guardi tutto il tempo? No, signore, abbiamo accesso ai dati di tutte le farmacie della città. L'ultima volta che ha comprato la sua medicina fu 3 mesi fa e la scatola contiene solo 30 compresse. Ma come fai a saperlo? Per la sua carta di credito. Scusa? Lei compra sempre la sua medicina nella farmacia Brambilla, che le fa degli sconti se paga con la carta di credito della banca. Grazie ai dati che abbiamo nel nostro database sui suoi movimenti con la carta di credito, sappiamo che da 3 mesi lei non ha comprato niente in questa farmacia, ma l'ha utilizzata in altri negozi. E per questo motivo lei non l'ha presa. Scusa, e se avessi pagato in contanti in farmacia? Cioè, dimmi. Lei paga 800 euro in contante alla sua domestica tutti i mesi e il resto delle spese le fa con la carta di credito. Ma come fai a sapere quanto pago la domestica? Lei le paga i contributi e le tasse. Signore, mi dispiace, ma è tutto nello schermo. Ho il dovere di aiutarla. Credo che lei dovrebbe chiedere un appuntamento con il suo dottore, visto che a quello scorso lei non è andato a portargli i risultati delle analisi, così le può cambiare i farmaci. Senti, caro, ora mi sono veramente stufato. E mi sono stufato di internet, del PC, del XXI secolo, della mancanza di privacy, del database e di tutto quello che sapete voi. Ma signore. Stai zitto, me ne vado lontano da qui, in un paese dove non ci sia più internet, né computer, né telefono, e tantomeno gente che mi controlla. Ho capito. Userò la mia carta di credito per l'ultima volta per comprare un biglietto aereo e andarmene via il più lontano possibile. Va bene, signor Rossi. Puoi cancellare la mia pizza? Nessun problema. Già cancellata. Solo un'ultima cosa. Cosa vuoi? Il passaporto è scaduto. Beh, direi che sostanzialmente non c'è bisogno di commenti, cioè avete visto e direi che purtroppo, per fortuna, non lo so, decidete voi, è la realtà. Questa è la realtà. Cioè, questa magari è una realtà portata all'esasperazione, però questo è quello che succede. Stiamo parlando di Google, ma potremmo cambiare il nome, non pensate che sia solo Google, sia Facebook. Certo, per ora è molto più semplice. È molto più semplice, come dire, indirizzare i nostri comportamenti. Perché? Perché ci hanno già profilati tutti. Amazon non è che sa soltanto i libri che ci piace leggere o regali che decidiamo di fare in funzione se è nostro figlio, nostro nipote, piuttosto che la vostra compagna o il vostro compagno. No, badate bene, la loro profilazione è ben più avanti. Google aprirà fra poco un discorso legato ai finanziamenti, quindi è una specie di banca. Sa esattamente quello che noi ci aspettiamo quando andiamo a chiedere un finanziamento. E voi immaginate che quando qualcuno di voi decidesse di chiedere un finanziamento per qualsiasi ragione, non importa, di solito cosa fa? Immagina di trovare un qualche cosa che soddisfi le sue aspettative. Immaginate di entrare su Amazon, mettere tutti i dati che vi chiede e trovarvi esattamente come risposta a quello che voi aspettavate. Non andate più da nessun'altra parte, siete arrivati, né più né meno. È un po' come il discorso nella pandemia per una ragione, ma anche prima, che alcuni prodotti li trovavamo magari a 10 euro in meno, esattamente uguali a quelli che avevamo visto in un negozio, il quale magari non lo aveva più e per averlo dovevamo aspettare 10 giorni. Amazon ce lo recapitava in un giorno e mezzo. Punto. C'è qualche commento da aggiungere? Non ce ne sono. Direi che la fotografia di questo video è molto simpatico. Come dire, ho capito, forse scontata, ma probabilmente ci deve far pensare. Andiamo sulla polis aziendale con due premesse. Allora, polis aziendale la traduco in italiano, regolamento operativo a livello privacy, a livello trattamento dati aziendale, cioè l'azienda ha scritto un regolamento legato al trattamento dei dati o in funzione al trattamento dei dati che deve essere fatto all'interno dell'azienda, quindi trattate bene, per tutti i lavoratori e tutti i dipendenti. E questi cosa devono fare? Prenderne atto. Io ve lo devo solo spiegare, ok? Però prima della spiegazione devo anche darvi un mio convincimento. Avete capito anche dell'atteggiamento che ho tenuto nell'ambito della duplice obiettivo, quindi formazione e informazione, quando vi ho parlato come dei cittadini, come lo sono io, come lo siamo tutti. Quindi sulla polizia aziendale fare una premessa che è fondamentale a mio avviso. La polis aziendale è un qualche cosa che salvaguarda pariteticamente il dipendente e l'azienda. Badate bene, è vero, più la polis aziendale è fatta bene da parte dell'azienda, perché ci vuole anche impegno, più viene salvaguardato il lavoratore e l'azienda stessa. Devo dire che spesso e volentieri trovo delle aziende a cui ho delle difficoltà a redigere una polis aziendale completa, e poi adesso il mondo è sempre più complesso. La polis aziendale di 3 anni fa era fatta in un certo modo,
i social non avevano preso il piede come adesso. Parliamo di un altro evento, smart working. Chi è che mai aveva sentito parlare di smart working prima di un anno e 2 mesi fa? Nessuno, sì, qualcuno, poca gente. Si chiamava lavoro agile, adesso c'è ancora lavoro agile, però si parla di smart working. Ma chi di voi avrebbe mai pensato di poter essere connesso in VPN da casa? Sì, qualcuno, ma nella totalità, fatemi dire, non sapevate neanche cosa fosse la VPN. Quindi questi sono alcuni dei temi e ne verranno fuori altri. Per esempio, c'è un problema aperto che verrà normato entro quest'anno in tutte le aziende, ammesso che le aziende mi seguano. Però c'è un dato di fatto: WhatsApp andrà fuori legge perché è la cosa meno sicura, però è la cosa più utilizzata da tutti. Come facciamo a toglierla? E non lo so, però si dovrà togliere perché WhatsApp non si sta adeguando, non si adeguerà, e le falle, i buchi che ha, cioè quella privacy a livello di WhatsApp non esiste. Ma non è neanche un problema legato alla privacy, ma di sicurezza dei dati. Perché uno a livello personale, se lo sai, è cosciente, decide di utilizzarlo o di non utilizzarlo, ma a livello aziendale l'azienda deve sapere quali sono gli strumenti che sta utilizzando, i rischi che corre. Ok? Quindi io quello che posso dire, a parte che poi le policy le scrivo tutte io, ma che in tutte le policy aziendali, se sono fatte bene, rispettano una norma, un concetto più che una norma che il GDPR richiede. Ed è quello che si chiama il giusto bilanciamento, che tradotto in italiano potremmo dire il giusto equilibrio. Però bilanciamento mi sembra estremamente corretto come termine, infatti utilizzato da qualcuno che ne sa un po' più di me, quindi tutti i signori che hanno pensato di redigere questo nuovo regolamento. Sulla polizza aziendale butto lì delle considerazioni, ma che rendono subito l'idea, cioè tutti gli strumenti che voi utilizzate all'interno dell'azienda, che può essere il PC, può essere la macchina aziendale, può essere la penna, il tablet, il block notes, quello che volete, è roba mia. Lo dovete sapere, lo sapete, ma è scontato, sì, è talmente scontato che io lo scrivo. Navigazione di internet, non è che voi potete andare a navigare dove diavolo volete, perché lo vediamo, però intanto vi dico che non è così, non è che uno entra un mattino, si connette, va a vedere dalla borsa, piuttosto che al giornale sportivo, piuttosto che al meteo o qualsiasi altra cosa, non è proprio così. La posta elettronica, anche qua, non è che voi potete scrivere a cani e porci che siano amici, clienti, piuttosto che fornitori o qualcun altro, se la posta elettronica aziendale la dovete utilizzare a livello aziendale, password. Ma io non me la ricordo. Beh, io vi dico i rischi che dovete co che correte. Se non ve la ricordate, pensate di avere tutti la stessa password o che comunque la vostra password sia conosciuta dal vostro responsabile piuttosto che non deve essere così, ma anche dal titolare. Ma il titolare, se avrà le sue ragioni, andrà a prenderla, ma se guarda le procedure, ma non è che conosca la password che stai utilizzando tu. L'uso dei telefoni, va bene, gli ha dato il telefono all'azienda, il cellulare personale piuttosto che, e decidiamo, capiamo come deve essere utilizzato, poi voi deciderete. Chi gestisce le presenze, è giusto che lo sappiate, perché magari è quella che vi sta sull'anima, è la persona più pettegola che c'è in azienda, eh? Voi avete un problema personale, volete gestire il vostro orario in un certo modo e questo lo viene a sapere, voi avete il diritto di non farglielo sapere. Andrete dal titolare dell'azienda, glielo spiegherete, questo signore ha il dovere di starvi ad ascoltare, ma soprattutto a darvi le garanzie che voi chiedete. Videosorveglianza, non è che le videosorveglianze si mettano così senza problemi impunemente, c'è una legge che dice anche che deve avere un'autorizzazione. Qualcuno l'ha messa anche all'interno degli uffici e gli imbecilli li mettono all'interno degli uffici, quando io li trovo non vado a mettergli questo epiteto, però quelli che lo mettono all'interno dell'ufficio senza nessuna motivazione non li devono mettere, quindi ci sono delle regole, bisogna mettere i cartelli per segnalare queste videocamere anche all'esterno, anche all'esterno. Poi questo non implica il fatto che all'interno degli uffici non debba avere delle telecamere, devo sempre dare la giusta motivazione. È ovvio che quando ho usato il termine imbecille per quelle pochissime persone che ho trovato, ripeto, pochissime, che l'hanno fatto ovviamente per sorvegliare i dipendenti. E ovviamente vi devo dire, ma apro e chiudo la parentesi, non sono neanche stati e non li ho mai avuti neanche voluti come clienti, però pochissime aziende. In alcune aziende, direi, per adesso, per quelle che posso ricordare, che ho visto, che seguo, sanno la ventina, hanno la videosorveglianza interna, sì, con determinate motivazioni e non vanno certamente a riprendere il posto di lavoro dei lavoratori. Chiaro? Bene. Allora andiamo al discorso della policy aziendale. Benissimo. Allora abbiamo detto che tutto sommato questa cos'è?
un regolamento per cui alla fine, regolamento sempre nell'ambito del discorso del trattamento dei dati, quindi questo regolamento dà sì delle informazioni, delle regole, eccetera, ma come vedete, ve l'ho detto, vi deve essere dato alla fine del corso, ma qua sotto è abbastanza lungo perché è completo e non è ancora finito, ahimè, per il 2021 bisogna raggiungere quella parte di cui parlavamo prima. Ecco, ci tenevo a far vedere, ci sarà la data. La città, ovviamente, la data a cui vi è stato consegnato e la sigla della società. Non viene richiesto a vostro carico, insomma, non dovete mettere la firma su nulla, vi è stato dato. Vado a riprendere i punti salienti che vi ho illustrato prima con il tipo è tutta roba mia, cioè detta la milanese, tutto ciò che voi utilizzate è roba mia. Sì, stiamo parlando di materiale informatico, stiamo parlando di documenti e di materiale aziendale in generale. Quindi tutto quello che riguarda tutte le informazioni cartacee di formato a livello informatico, quindi elettronico, che ciascuno di voi nel svolgere il proprio compito, la propria mansione, entra in contatto. Ovviamente tenete presente che tutti i dati che l'azienda tratta, escludiamo un attimo i vostri, abbiamo già visto i vostri dati come vengono trattati tramite l'informativa che vi ho spiegato circa 20 minuti fa, tutte le aziende trattano dei dati che non sono loro, ma sono dei clienti, dei fornitori. Eventualmente di qualcun altro, però sostanzialmente non sono loro. Allora, la privacy, cioè il regolamento europeo, dice trattarli bene, ma se io azienda devo trattarli bene, devo mettere dei paletti, devo perimetrare sostanzialmente questa attività anche con chi? Con tutti i miei collaboratori, perché sono i miei collaboratori, i miei dipendenti che fanno azienda, non certo io in quanto entità giuridica da solo come azienda, al massimo del capitale sociale, ma non posso fare nient'altro. Ecco perché quindi c'è un punto in cui si dice che devi stare attento a tutti i documenti e tutti gli archivi aziendali in qualsiasi formato diverso da quello elettronico in generale, le informazioni aziendali di qualsiasi tipo devono essere trattati con cura, con attenzione, non li puoi disperdere, non li puoi fotocopiare, non li puoi dare in giro. Deve esserci quel concetto di riservatezza che unisce tutti i lavoratori che sono degli utenti all'interno dell'azienda. Quindi, sostanzialmente tutto il materiale utilizzato, dato, il materiale aziendale dato in utilizzo, costituisce uno strumento di lavoro e deve essere utilizzato esclusivamente per tale fine, avendo cura di prendere ogni precauzione affinché sia mantenuto in buono stato d'uso, il che vuol dire che può essere cartaceo, che può essere informatico, lo devo tenere bene perché probabilmente qualcun altro ci può o ci deve accedere. Vado sui punti fondamentali, perché poi ve la potete leggere senza grossi problemi, però la logica è, ovviamente voi siete tenuti a un discorso di riservatezza, perché i dati che voi andate a trattare dei clienti, dei fornitori, insomma delle persone con le quali entrate in contatto per il lavoro che svolgete all'interno della vostra azienda, devono essere salvaguardati. Non posso fare azioni o che portino eventualmente a divulgare questo materiale, non lo posso fare. Quindi massima riservatezza, rispetto delle finalità per cui sono raccolti e comunque un uso conforme e limitato allo svolgimento delle missioni affidate e delle autorizzazioni ricevute. Perché? Perché ciascuno di voi avrà ricevuto anche un foglio, diciamo, e più di uno, per la mansione che avete e i dati che andate a trattare all'interno dell'organizzazione. E questo è l'atto di nomina in termini di soggetto autorizzato al trattamento dei dati che dovreste aver già ricevuto e quei nuovi addetti o nuovi ingressi in azienda, quindi nuovi lavoratori, riceveranno nel 2021 perché l'aggiornamento del 2021 inizieremo come detto già a farlo a partire dal mese di maggio, sostanzialmente fine aprile, inizio maggio. Andiamo direttamente sul concetto di misure di sicurezza. Vi ricordate l'esempio che vi ho portato per quanto riguarda la banca, il policlinico, eccetera? Lì la logica è molto semplice. Tutto il garante prima e tutto il regolamento dopo chiede sempre, certo che tu devi trattare bene i dati, ma per trattarli bene devi trovare delle norme, devi applicare delle norme di sicurezza per garantire l'integrità di questi dati. Insomma, se io faccio entrare tutti, cani e porci, non ho nessuna password, non faccio il backup, i PC sono aperti al mondo, è chiaro che o mi entra il virus e mi va a sputtanare tutto, oppure qualcuno mi va a copiare i miei dati e non so neanche identificare chi, oppure perdo i dati dei miei clienti e dei miei fornitori. Non è questo che mi chiede il GDPR, mi chiede di prestare attenzione, cioè di applicare tutte le misure di sicurezza. A voi interessa poco, però vi dico una cosa che è fondamentale.
Questa non è una legge, è un regolamento. E in Italia non siamo molto abituati con i regolamenti, ma con le leggi. Questo regolamento ci dice quello che dobbiamo fare, ma non ci dice come lo dobbiamo fare. È importante, perché questa definizione è una definizione che permette di dare una logica di responsabilità, si chiama in un altro modo, si chiama accountability, e di passare al titolare, cioè a chi fa la strategia, quindi all'azienda, la valutazione è che dati devo trattare, con che finalità, e a fronte di queste due verifiche devo verificare i rischi che corro. È ovvio che se tratto dei dati contabili saranno pure anche rischiosi, ma sono dei numeri, fatemi dire, perché ho delle entrate e uscite. Pensate a quei signori che fanno l'esame del sangue se non dovessero avere tutte le precauzioni. Pensate al policlinico che ha buttato fuori tutte o una grossa parte delle cartelle cliniche, se dovesse andare in mano a qualcuno. Pensate a tutti i dati che ci sono nel database delle fecondazioni assistite, eccetera, se dovessero, come dire, essere utilizzate ai fini di business. Cioè, ho fatto degli esempi primi che mi sono venuti in mente, ma sarebbero a iosa, ci sarebbero tantissimi esempi da fare nell'ambito. Ma lo stesso discorso delle profilazioni, che vi ho fatto l'esempio prima di Amazon, lo stesso discorso, perché Amazon i dati li raccoglie, se li tiene per sé, qualcun altro li può raccogliere e poi buttarli sul mercato o darli al miglior offerente. Saremmo in una situazione veramente drammatica. Quindi le misure di sicurezza devono essere sempre attive. Però per questo l'azienda deve fare anche lei qualche cosa. Per esempio, il concetto è gestire il materiale informatico della relativa postazione. Allora, quando si dice che non potete andare a navigare in internet, vado subito su questo tema, modalità operativa e accesso a internet. Allora, innanzitutto dovete sapere che quando navigate siete tutti registrati, perché c'è un aggeggio che si chiama firewall e registra tutti gli accessi. Per cui se l'azienda volesse o avesse necessità o fosse obbligata, dal firewall tira fuori tutti i siti che avete visto. Chiaro? La limitazione della navigazione in internet consiste su un fatto molto semplice, viene declinato in questo modo. È fatto divieto di andare a navigare sui siti che non sono compatibili o compatibili alla nazione per la quale io vi ho assunto. Beh, è banale, io ho fatto due esempi, uno può andare sulla borsa o strumenti finanziari, quell'altro può andare sullo sport, ma potrebbe andare anche su argomenti decisamente più interessanti. Non è quello lì il punto. Il punto è che magari va su dei siti che trattano sicuramente di argomenti molto interessanti, anche culturalmente elevati, ma che magari fa correre a rischio all'azienda di introdurre un malware, un virus, un qualche cosa che mette a repentaglio che cosa? La rete aziendale e conseguentemente i dati che quell'azienda tratta. Questo è il motivo, non è un motivo di controllo. L'azienda, guardate, il controllare oggi è una cosa veramente molto, molto particolare, devo dire. Cioè, insomma, nessuno, nell'azienda che io seguo, nessuno ha mai attivato un'attività di questo tipo, per cui non ci sono problemi. I problemi sono i rischi che corro, e siccome io azienda devo predisporre delle misure di sicurezza, queste misure di sicurezza devono funzionare. Per funzionare devo dare dei dettami e a voi do queste regole. Non potete andare a navigare sui siti che non sono compatibili alla nazione per la quale io vi ho assunto. Punto. Poi c'è tutta una serie di conseguenze, perché si tratterebbe di non lasciare aperto il computer, nel senso acceso il computer, affinché qualcuno andando voi in bagno per qualsiasi ragione, nel momento in cui dovete andare a fare pipì, qualcun altro va sopra al vostro computer e può fare qualcosa che non avrebbe dovuto fare o che voi non avreste mai fatto, per esempio. Questa è un'altra attenzione da prestare. Ce n'è un'altra, uno che va a scaricarsi il save screen come diavolo vuole lui, perché è un'immagine bella da mettere come sfondo, probabilmente non lo deve fare da questo punto di vista, perché il rischio potrebbe essere quello di andare a scaricare un'immagine che è coperta da diritto d'autore e l'azienda si troverebbe in difficoltà. Altra cosa che non si deve fare è scaricare dei software che magari sono anche gratuiti, quindi software free, che però può darsi anche che mi permettano di aumentare la produttività in azienda, perché sono dei software che mi permettono, fatemi dire, di fare la fattura colorata, anche se non si fa più, o di avere un approccio al disegno di un certo tipo, e sono dei plugin anche liberi. Bene, non lo si fa, perché questi non sono software garantiti in termini di sicurezza. Se insieme al software vado a scaricare un virus su qualche cosa che viene caricato nel computer, metto a repentaglio la gestione dei dati all'interno della mia azienda. Questi esempi per arrivare a che cosa? Alla posta elettronica. Allora, il discorso della posta elettronica è fatto divieto di utilizzare l'indirizzo di posta elettronica aziendale per i fini personali, punto.
Voi, cara, stasera torno tardi, vado a giocare a calcetto con gli amici, piuttosto guarda, passa tu a prendere la bambina perché io sono trattenuto dal mio responsabile e non lo dovete scrivere. Avete altri mezzi, utilizzateli, appunto, non so cosa dire. Stop. Anche qua perché? Allora uno si pone il problema e dice, beh, qua il problema è l'azienda. No, no, no. Allora qua vi racconto su questo concetto qua della posta. Direi l'ultimo più eclatante. Allora, badate che fino a qualche anno fa, prima della pandemia, sostanzialmente tutti i problemi che l'azienda, quell'azienda, ne ha avuto solo 6, 7 che hanno avuto questo, 7 che hanno avuto questo problema, legato al fatto che passavano mail dove c'erano rapporti pseudo-amorosi tra amanti, non amanti, tutte queste storie qua, e venivano fuori tramite posta. Quando scoppiava il problema, veniva chiamato, perché partiva anche la denuncia, veniva chiamato il titolare. E il titolare viene chiamato ovviamente dagli organi competenti, una volta si è chiamato il commissario, la polizia postale, perché la denuncia è arrivata lì. Noi, io e il titolare, siamo andati con che cosa? Con la policy aziendale, c'era scritto così. È fatto divieto di utilizzare posta elettronica ai fini aziendali e fini personali. Punto. Stop. Io te lo dico, se tu sei un imbecille fai quello che vuoi. Due esempi. Allora, badate bene. Che se voi fate passare qualcosa di personale sulla mail aziendale, e questo qualcosa di personale poi rimane, e voi, quantomeno potete immaginare, può capitare che si fermi il sistema, che il vostro PC si blocchi, che qualcuno vada a mettere le mani su questo PC. Questo qualcuno è qualcuno della manutenzione che viene chiamato dall'azienda perché è un contratto di manutenzione. Questo qualcuno voi non lo conoscete, potrebbe essere che vi conosce. Che non vi conosce, che conosce, che ne so, vostra madre, vostra zia, la vostra compagna, vostra moglie, vostro marito, non lo sapete. Se entra e mette mani, cosa che succede sul vostro PC? Non è che riesce ad andare, come dire, immediatamente a trovare qual è il problema a livello sistemistico, perché se avete preso un virus, vi deve girare tutta la posta elettronica. Se sulla posta elettronica avete qualcosa che non volete far vedere, in quel momento ve lo trova e lo vede. Io non entro in merito sul concetto, come dire, sullo spirito pettegolo delle persone che fanno questo lavoro. Per fortuna, a mio avviso, per quello che ho visto in questi ultimi anni, non sono pochi, non ce ne ho, non ce ne sono. Però quello che posso dire è che la sfortuna, come suol dirsi, è sempre cieca, mettiamola così in italiano. Allora, io per riassumere il concetto della posta elettronica vi racconto l'ultima cosa che è successo pre-pandemia. Che è stata veramente drammatica rispetto a tante altre cose che erano uscite. Siamo in una grossa azienda suddivisa in 3 piani, e il piano intermedio dove ci sono qualcosa come 25 persone a fare tutta la parte amministrativa, quindi l'ufficio amministrativo, a un certo punto si blocca tutto perché hanno sistemi di controllo molto avanzati, perché è entrato un malware all'interno della rete aziendale, un virus, insomma, che rischia di criptare il tutto, quindi la rete si scollega, eccetera. L'azienda nell'arco di mezz'ora chiama ovviamente chi fa manutenzione. E va bene, questi intervengono. Dunque, la premessa è che nell'ambito di questa struttura amministrativa lavora anche Francesca, ovviamente è un nome inventato, Francesca, la quale al mattino si alza e va di corsa dalla sua amica farmacista che deve fare un esame veloce per quanto riguarda, per capire se è incinta o meno, perché ha avuto dei malori, per cui insomma era in ansia per questa cosa. Fa questa e dice: appena hai l'esame, per l'esito, per cortesia, mandamelo direttamente in ufficio. Prende, va in ufficio e incomincia a lavorare. Quando c'è stato il blocco, in quella mezz'ora, quel lasso di tempo tra il blocco di tutto il sistema e l'arrivo dei manutentori, l'azienda ha organizzato a questo punto, per non lasciare ferme 20-25 persone nel campo amministrativo, è riuscita a organizzare un corso di aggiornamento per quanto riguarda la sicurezza e ha invitati, li ha portati tutti nella sala riunione che sta da un'altra parte. Bene, allora sono intervenuti i signori della manutenzione, fra cui interviene un ragazzo. Questo ragazzo conosce benissimo Francesca, o meglio, conosce il compagno di Francesca perché giocano insieme a calcetto. Fa il giro del computer e poi arriva anche sul computer di Francesca perché quella parte lì dell'azienda è stata data, era stata assegnata a lui. Arriva lì, entra, apre la posta. Nella posta vede l'ultima mail che è arrivata, che è quella dell'amica farmacista, dove c'era scritto: complimenti Francesca, sei mamma, con 3 punti esclamativo. Lui vede, vabbè, insomma. Fa il suo commento mentale, mette a posto il PC, chiude e se ne va. Cerca prima di andarsene Francesca per salutarla, per fargli i complimenti, cioè non la trova perché questa è impegnata nel corso di formazione per quanto riguarda la sicurezza. Perfetto.
Sono le 6, questo signore che faceva manutenzione esce, non va a casa, ma va direttamente al campo di calcetto perché deve fare una partita e che incontra giustamente il compagno di Francesca perché giocano a calcetto insieme. Questo, come vede, è sempre del tipo che gli affari suoi nessuno se li fa, vede questo compagno di Francesca, gli corre incontro e dice: bravo, complimenti, allora diventi papà, tutto. Quello rimane impietrito. Beh, prima di essere impietrito, sarà incazzato enormemente, non avendolo saputo dalla compagna o dalla moglie, ma da un pseudo amico con cui gioca a calcetto. Ma la seconda cosa del fatto di essere impietrito, sostanzialmente questo signore era sterile. Allora, vi posso dire che la causa sta andando ancora avanti. Adesso, l'azienda c'entra qualche cosa? No, l'azienda è stata chiamata in causa, ma l'azienda non c'entra nulla. È evidente. Questa signora, Francesca, ha utilizzato lo strumento aziendale in modo non corretto e non doveva utilizzarlo in quel modo lì. Punto. Poi si sono aperte tutta una serie di discussioni, però il succo della faccenda è il cattivo utilizzo. Chiaro concetto? Bene. Abbiamo visto questa parte. Mi devo soffermare sulla gestione delle password. Badate bene, password. La password deve essere conosciuta soltanto da voi. L'azienda deve mettere in piedi un sistema per cui o queste password cambiano in automatico con i sistemi operativi, oppure ci sono quelle aziende che utilizzano il segnale password in busta chiusa e vengono gestite da qualcuno che fa da gestore per le password. Va benissimo, va tutto bene. L'importante è che voi questa password la teniate per voi, perché se qualcuno utilizza, ricordate l'esempio del bancomat e delle credenziali del banco, ma se me lo date, mi date anche il vostro PIN, io vado e faccio il prelevamento. Se qualcuno vi vuole sputtanare, e badate bene, e lo sottolineo, in questi mesi di pandemia, soprattutto negli ultimi 6 mesi, questo è successo, e più di una volta, per tutta una serie di ragioni, perché siamo connessi o siete connessi da remoto, per fare le cose più velocemente, perché tanto siamo tutti amici e ci vogliamo bene, sono tutte storie. Vedete di far rispettare questo discorso. Le credenziali dovete conoscere soltanto voi. Poi vanno gestite tutti con buon senso, certo, però ricordatevi, ve lo dico poi alla fine, la privacy sostanzialmente è una medaglia da due facce. Una di queste facce, sapete cosa dice? Che non sai mai chi c'è dall'altra parte, neanche quel tuo amico fidato, quel tuo collega fidato. Che fino con il quale fino a ieri andavi d'accordo, perché basta che tu venga a sapere che lui prenda 10 euro in più al mese e siccome tu sei più intelligente, più bravo, più volontario, più tutto, già quei 10 euro ti danno fastidio perché incominci a starti sull'anima. È chiaro? Vale viceversa, però occhio. Quindi sulla gestione delle password l'importante è che ci sia questo discorso. Poi, protezione strumenti elettronici, ve l'ho detto, il telefono vale come quel discorso per quanto riguarda l'utilizzo degli strumenti. Se il telefono è fisso dovete fare solo chiamate di lavoro, se il telefono invece è a livello mobile o siete d'accordo con l'azienda che potete farne quello che volete o se no fate solo telefonate di lavoro. Punto, non è che bisogna inventarsi chissà che cosa. Vado avanti abbastanza velocemente perché non vi voglio tediare su una logica dello smart working, leggetevela, però sostanzialmente vuol dire che probabilmente ci sarà una normativa che andrà a regolamentare questo discorso, perché qua qualcuno una responsabilità se la va a pigliare, perché io se fossi in azienda e avessi detto al mio dipendente domani collegati pure in VPN utilizzando il tuo PC, magari il PC che utilizza anche il figlio per andare a fare dei giochi piuttosto che fare degli altri lavori connesso con degli amici, ma anche a livello di social, beh, io qualche preoccupazione l'avrei, però vedo che le aziende si stanno muovendo tutte, quindi non ci sono dei grossi problemi, o perlomeno vista così. Ma io voglio andare su un discorso del social media. Eccolo qua. Allora, questo ve lo devo dire in modo tale che sia chiaro il concetto. Introdurre una regolamentazione a livello di social media per l'account che qualcuno, se non tutti voi, avete nell'ambito della vostra gestione del social, perché io sto parlando del vostro profilo personale. Diventa abbastanza rischioso, fatemi dire molto borderline. Io come azienda cosa faccio? Vengo a dire voi come dovete utilizzare il vostro account social. Non posso farlo e tantomeno lo voglio fare, mancherebbe altro. Sì, però vi posso dare delle indicazioni e mettervi delle regole su cosa potete o non potete scrivere nell'ambito social sul vostro profilo di me. Ve lo dico prima. Non potete rendere noti i clienti, i fornitori o eventuali lavori che abbiamo in ballo con il mercato oppure strategie. Questo non lo potete fare. Non potete neanche andare a pubblicare immagini dell'azienda o parte dell'azienda o parte dei macchinari o dei dipendenti che lavorano in azienda. Questo non lo potete fare. Chiaro?
Quindi non devo ledere il vostro diritto, mancherebbe altro, però non si possono divulgare foto, video, altro materiale multimediale che riprenda locali aziendali, persone che si trovano in azienda, senza esplicita autorizzazione dell'azienda stessa e delle persone coinvolte. Occhio, perché qua ormai tutte le persone sono attente, anche a un discorso di ripresa video e poi di pubblicazione. È vietato utilizzare il logo aziendale se non preventivamente autorizzato dall'azienda. È vietato registrare profili o nomi o marchi dell'azienda se non si è stati autorizzati. E infine è vietato utilizzare email aziendale per aprire un account personale. Questo lo do per scontato, ma insomma la logica va in questa direzione. Quindi questo bisogna prestare attenzione. Perché? Perché si apre un mondo. Anche qua vi do un flash in modo tale che ci capiamo anche su questo argomento. Poi di che abbiamo praticamente concluso. Quindi ovviamente l'azienda può fare dei controlli, esigere dei controlli da questo punto di vista organizzativo. Nel momento in cui dovesse, come dire, ravvedere delle falle nell'ambito della gestione dei dati oppure della sicurezza aziendale, non potrà fare altro che richiamare chi è la persona interessata all'ordine e al rispetto di questa policy aziendale. Faccio un ultimo esempio, dopodiché abbiamo sostanzialmente chiuso anche questo argomento. Allora, ricordatevi una cosa su questo discorso per quanto riguarda i social. Questo è un ultimo esempio ed è il seguente. Siamo in un'azienda, c'è un lavoratore molto giovane che fotografa di spalle due suoi colleghi che stanno alla macchinetta del caffè. Voi capite che normalmente in certe aziende, anche di media dimensione, pur mandando fuori le informazioni in un certo modo, c'è un posto dove una bacheca dove vengono presi gli avvisi più importanti, dove c'è la macchinetta del caffè, così almeno abbiamo quasi la certezza che tutti la vedano, la leggano e quant'altro. Beh, questa è la premessa. Lui fa la fotografia, questi suoi due, che fra l'altro sono due amici, di spalle mentre bevono il caffè. Prende questa fotografia, la va a postare sul suo account social, scrivendo: ecco come si lavora qua in azienda, tre punti esclamativi. In questo gruppo che lui ha creato fra amici, ci sta anche un altro personaggio, un altro amico che lavora per un fornitore di questa azienda, il quale vede questa cosa, si mette a ridere, però gli casca l'occhio su che cosa? Perché la va a ingrandire, casca l'occhio sulla bacheca dove si vedeva un foglio, o una parte di questo foglio solo all'inizio, dove recitava in questo modo. Si avvisa a tutti i lavoratori che dal 1° settembre al 30 settembre 2020 tutti i lavoratori entreranno in cassa integrazione. Caspita, questo rimane lì, arriva lunedì, va, torna, arriva in un'azienda, va dal suo titolare, dice: ascolti, guarda che quell'azienda, il nostro cliente, entra in cassa integrazione, non è che ha qualche problema. Il datore di lavoro di questo signore ha fatto che prende il telefono e chiama il titolare di quell'azienda che ha messo fuori questo annuncio, poi il suo lavoratore dice: ciao, come va? Bene, sì, ascolta, ma hai qualche problema? Questo risponde: no, io di problemi non ne ho, ma come si fa in cassa integrazione? È un problema. È un problema di immagine, è un problema di credibilità, è un problema di comunicazione. Magari l'azienda stessa l'avrebbe comunicato ai suoi fornitori, magari no, perché magari, che ne so, era una strategia, era un modo per tutto quello che volete, però non è questo il tipo di comunicazione che deve uscire dall'azienda. Eppure guardate che lì è stato fatto tutto in buona fede, ma non sappiamo mai chi c'è dall'altra parte. Ok? Quindi, ritornando a noi, abbiamo visto la parte della policy. Vi ho raccontato sostanzialmente le logiche che ci stanno dietro con degli esempi pratici accadute tranquillamente. Che non ci sia, non sappiamo mai chi c'è dall'altra parte, questo va bene. I diritti dell'interessato per l'informativa l'abbiamo visto direttamente sull'informativa. A chi avesse la videosorveglianza, ricordiamoci, ricordate che ci deve sempre essere un discorso legato alla segnalazione dell'area videosorvegliata. Perché? Perché guardate qua, ve lo dico, non sappiamo mai chi c'è dall'altra parte. Questo in generale, di solito quando esco con lei scelgo un ristorante che non abbia la videosorveglianza, sì, perché non so assolutamente, quando vado con questa lei a Milano, chi ci sta dall'altra parte a vederlo, che può essere un cameriere, lo chef, qualcuno che abita esattamente al piano di sopra oppure vicino a dove abito io e quindi mi va a sputtanare con mia moglie. Quindi la logica è prestare sempre attenzione, ma per prestare attenzione deve avere l'informativa che lì ci sia la videosorveglianza. E qual è? È questo cartello.
alla fine di tutti i discorsi, vediamo cosa l'azienda deve fare. Predispone una corretta informativa per i dipendenti, la vostra, dispone una policy aziendale corretta e esplicativa, l'abbiamo vista, formulare una social policy semplice e chiara, la trovate all'interno della policy aziendale perché l'ho integrata, avere una gestione delle password, e questo ve l'ho detto, avere una formazione corretta a tutti i collaboratori, avere predisposto in modo corretto tutte le nomine dei responsabili esterni. E alla fine aver sempre sotto controllo tutte le varie responsabilità a cascata, senza le quali non si va da nessuna parte. I tuoi dati sono un tesoro, un video del garante per raccontare cos'è la privacy. Potete benissimo prendere nota di questo nome, metterlo in Google, lo potete andare a vedere che è decisamente interessante, ma io volevo stare nei tempi che avevo prefissato, per cui vi chiedo, vi ringrazio per l'attenzione. Se avete domande potete chiedere alla vostra azienda che può mettere in contatto con me o scrivermi direttamente qua, perché in qualità di consulente sono sempre anche disponibile a dare risposte anche ai singoli se avessero dei problemi legati all'azienda, nell'ambito ovviamente del trattamento dei dati. Prima di salutarvi definitivamente, non dimenticate di firmare il foglio che attesta la venuta formazione. Quindi a tutti, buona giornata e buon lavoro. Arrivederci.